Il film Amore Elementare racconta le storie d'amore di tre coppie, cioè di sei bambini di 10 anni, le prime avviserie dell'amore nelle persone, e anche delle storie d'amore difficili, complicate tra adulti, e come l'inseguimento di un amuleto prezioso perduto scateni una fuga magica verso la Russia. Riusciranno a ritrovare l'amuleto? Chi si metterà assieme con chi? Riuscirà Tobia a far breccia nel cuore di Matilde o vincerà Agatha? Per saperlo tocca andare al cinema, oppure potete anche prendere il libro che esce per Salani sempre a 20 febbraio, Amore Elementari. Il film parla anche di sport, perché i nostri protagonisti fanno hockey sul ghiaccio, i maschi, e pattinaggio artistico, le bambine. Ed è nel contesto meraviglioso delle Dolomiti, sul ghiaccio, fra le nevi, che questi inseguimenti hanno luogo e le lotte per l'amore hanno luogo. C'è un contrasto pazzesco fra il calore interno dell'amore e il freddo esterno, questi cieli azzurrissimi. Ed è per questo, per raccontare questo contrasto, che ci siamo divertiti a tuffare la storia nel dinamismo dello sport. Perché poi i bambini, molto più degli adulti, non parlano dei sentimenti, li mettono in azione. E quindi era seguendo le loro azioni che potevamo raccontare questa storia, che cerca di recuperare l'amore all'infanzia. Ma lì hanno giocato alcuni fattori. Uno è uno sport che a me piace da morire, io lo seguivo da adolescente, sono di origini milanesi, all'epoca c'era addirittura il derby Viper contro la Saima al Piranesi, che oggi non esiste manco più come Palazzo del Ghiaccio, e già allora ero innamorato proprio fisicamente di questo sport, che è slancio, sudore. Quindi, e poi è bello da riprendere, è divertente da riprendere. Io accidentalmente faccio il regista e dobbiamo divertirci anche nel raccontare le storie. Per la troupe è stato un delirio organizzato riprendere l'hockey. Si tratta di mettere la macchina presa sulla slitta, insomma, ci si può sbizzarrire in nuove forme di riprese. Sì, sono andato a scovarlo perché a me emozionava. E allora l'idea è di avere il coraggio e l'ingenuità di raccontare al pubblico ciò che emoziona anche a me. E se c'è il coraggio di questa condivisione, che è un'enorme scommessa, però se il pubblico becca questa sincerità, io spero che si emozioni anche lui. La nostra generazione, come sente la voce di Sergio Matteucci, che era quello che ineggiava Mark Lendl contro Benji e Holly, si scioglie, gli vengono i peli sulle braccia, così, la pelle d'oca. Grazie mille. Sarebbe meraviglioso. Speriamo che il pubblico sostenga questo, sarà un ottimo segnale per passare al prossimo. A te.